Ciao a tutti amici e amiche del Manga Podcast e benvenuti in questa nuova puntata. Non perdiamo tempo e iniziamo subito. Episodio che inizia con Galliard che viene battuto come carne pronta da spadellare. Sembra gustoso. Eren si becca l'ennesimo headshot di giornata e siamo a tre. Se fossimo su COD non immagino le bestemmie dei marleiani. Zeke si sveglia e inizia a realizzare di essere un rincoglionito cosmico. O anche che può urlare. Sono un po' combattuto. Purtroppo, mentre è lì per farlo e trasformare tutti gli ubriaconi eldiani in giganti, Colt inizia a urlare tante cose carine e pregne di significato. Seriamente, Colt, che fino a un secondo fa mi era sempre stato completamente indifferente, ha guadagnato punti. Vero discorso da fratello maggiore. Ci piace. Ma Zeke... frega un cazzo! E lo liquida con un bel mi dispiace. Che mondo crudele. Ma almeno finalmente vediamo l'urlo che tutti ormai aspettavamo da due puntate. Menzione d'onore a Pixis, che davvero fratello si era rintanato a bere l'ultimo goccio in tranquillità, stima totale, alcolizzato fino alla fine. And we are back to the season 1! Giganti ovunque! Falco, appunto, che si è appena trasformato, si getta su Reiner, che a sua volta manda a terra sia lui che Eren. E adesso veniamo al tasto dolente. Magath spara un altro colpo, dicendo: questa volta l'ho abbattuto, ne sono certo. Qualcuno gli levi il cannone, porca tro... Mentre Reiner sta per farsi divorare da Falco, Porco fa la prima cosa utile dall'inizio della serie: sacrificarsi per salvare Reiner. Che, adesso che ci penso, è la stessa cosa che fece anche suo fratello. Ci sta, ci sta. Il fatto che se ne vada con quell'aria da io ti sono superiore mi piace un po' meno. Anzi, decisamente meno. Sei inutile, amico, fattene una fottuta ragione. Eren sguscia fuori dal gigante e inizia a correre come un centometrista. E a questo punto, comandante Magath, guarda e impara. Lacrimuccia e zac! Testa mozzata di netto. Da manuale. Parte un flashback di quando Eren era ancora a Liberio, dove vediamo i due fratelli intenti a discutere riguardo al destino degli Eldiani. Guarda caso, a Eren cade la palla lanciata da Zeke, che voglia dire qualcosa? Ma vedremo. Poesia questa scena dove è tutto fermo e la telecamera spazia sull'intero campo di battaglia. Davvero un applauso a mappa, ottimo lavoro. Con la quale poi vediamo che finalmente i fratelli entrano in contatto, più o meno, e ci ritroviamo in... dove cazzo siamo? Zeke, che nel mentre ha deciso di fare il cosplay di Gesù, ci spiega che quel grande bagliore biancastro è la coordinata e che Ymir è quella simpatica bambina che sprizza felicità e gioia da ogni poro. Ok, let's go! E finalmente è tutto pronto. Eren deve solo dire alla progenitrice di procedere con l'eutanasia della razza eldiana. E finalmente tutto avrà fine. Troppo semplice! Si scopre che Eren ha girato Zeke facendogli credere di essere dalla sua parte. Ma Zeke realmente ha fatto finta di essere imprigionato per capire i veri sentimenti di Eren. Quindi Eren è solo la chiave che serve a Zeke per il suo piano. Sì, insomma, solo Isayama ci ha capito qualcosa. Fine della puntata e ci vediamo alla prossima. Bye bye!